fermi proprio, perché esci di casa, vai in un altro luogo, pronunzi altre parole, compi altri gesti un po' strani apparentemente, li ripeti e trovi un'interazione diversa e ripeti delle cose, perché tu in questo modo ti congiungi, una separazione che realizza congiunzione, congiunzione che cosa? Con un sapore del mondo, un colore del mondo, delle cose, della vita originale. È una momentanea interruzione o separazione, separazione che produce una nuova legame, una nuova interazione, produce legami nuovi, realizza legami nuovi. Interruzione perché permette di irruzione di parole nuove, di sensi nuovi. È come che tu sospendi il tuo agire, interrompi il tuo agire, ti separi per creare uno spazio di ospitalità più grande dentro di te. E poi fai dei gesti molto ripetuti, perché tutte le celebrazioni sono ripetizioni. Ma la ripetizione vuol dire mi congiunga un senso più, mi collega a un senso più originario, quasi quello degli inizi. È molto bella la celebrazione, perché la celebrazione è l'attivazione di tutti i sensi dell'uomo, di tutta la corporeità dell'uomo, improvvisamente un'attivazione totale, globale, che improvvisamente opera un'interruzione, fermi tutti. Se ci fate caso, nelle nostre celebrazioni si mangia, ma non per sfamarsi, si parla, ma non per informare, si parla per lodare, si parla per ringraziare. Noi normalmente parliamo, vedete, ci si abitua, si interrompe un modo ordinario del linguaggio e se ne ripete un altro, si ripete tante volte, dato che è molto inusuale, così straordinario, che lì diventa ordinario perché te lo fa ripetere mille volte. Lode a Dea Cristo, rendiamo grazie a Dio, amen, alleluia, quante volte? Tutte le nostre messe sono così. Cioè, non è ordinario, è straordinario. Quindi ti separi da un linguaggio ordinario, ripeti un linguaggio straordinario che è il senso dell'ordinario e ti integri, ti colleghi con questo, ti apri. È tutto un gioco di separazione per nuovi collegamenti, attivazione che attraverso la sospensione permette l'irruzione di qualcosa di più grande. Questa è la grazia di una celebrazione, è proprio un'operazione di salvifica, potremmo dire. Allora capite come il rito del matrimonio possa custodire la relazione tra dono e promessa, tra l'amore presente come un dono, quello che riesco a darti adesso, e la promessa che è assente come realtà piena, quello che ti vorrò dare. Prometto di esserti fedele adesso che andiamo bene, ma anche quando non andremo bene, nella salute, nella malattia, nella gioia, nel dolore. Sfida il tempo. Ecco, e soprattutto essendo questa poi attivazione di tutto me, tutti i miei sensi, con una sospensione, questa cosa qui permette che arrivi Dio e il mistero dell'amore di Dio, che è un amore impensabile, si scriva nella mia carne. Perché se io agisco con tutto il corpo, poi dopo lascio uno spazio dentro questa azione, le sospendo, e può arrivare Dio. Allora Dio quando arriva tocca proprio questo corpo, quindi il suo amore, io dico sempre che il rito iscrive nella carne l'impensabile amore di Dio, ma proprio nella carne. E di questo voi dovete essere affezionati, perché la rivelazione dell'incarnazione non parla del corpo di Dio, ma è corpo di Dio. Cristo è il corpo di Dio, non è che ti dice Dio, non ti parla del corpo, ma diventa tuo corpo, diventa tua carne. E questo vuol dire che il rito, la celebrazione ha un valore impressivo, non esprime il senso delle cose, ma imprime, cioè scrive nella carne qualcosa che non proviene da noi, ma viene da Dio. Questo mistero è grande. Allora vediamo come questo accade nel rito del matrimonio. La prima idea è questa. Il rito che noi abbiamo a disposizione dalle chiese italiane. La prima idea è questa: il rito del matrimonio è celebrato normalmente nell'Eucaristia, o perlomeno ogni momento del rito del matrimonio ha un legame con l'Eucaristia. Allora l'idea è questa: l'Eucaristia dona ciò di cui la coppia vive e
la coppia cerca. Quindi il sacramento ti dona, ecco, vita, la vita e la celebrazione. Quello di cui la coppia vive, il sacramento del matrimonio celebrato nell'Eucaristia, te lo dona. Praticamente il sacramento è il corpo del dono, è il corpo del dono. Faccio un esempio, il sacramento dell'Eucaristia. Potremmo fare mille esempi, ma dico due o tre, descriviamo un po'. Nella dottrina voi, soprattutto quelli che hanno una certa età, qui ci sono molte coppie giovani, non so che dottrina avete studiato, però noi di una certa età, non so, guardo qualcuno che ha l'età mia, di ultra cinquantenni, voi no, siete giovanissimi, di ultra cinquantenni hanno studiato che l'Eucaristia è il sacrificio e che consacra il sacrificio di Gesù che consacra il pane e il vino, vero no? Tutti siamo d'accordo su questo? È un sacrificio che consacra. Pensate a questa logica con cui viene a noi l'Eucaristia e che immette, che iscrive nel corpo dei coniugi questa roba qui. Noi normalmente come viviamo la vita? La nostra vita la viviamo tendenzialmente come tentazione, così. La consacrazione di noi stessi mediante il sacrificio di qualcun altro. È sempre così. Quando vogliamo onorare noi stessi, la logica dell'Eucaristia è esattamente il contrario. Gesù agisce così, consacra noi attraverso il sacrificio di sé. Quindi la logica dello sposo, del matrimonio è proprio questo. Prendo te come mia sposa e prometto di onorarti. Non c'era mica onorarti, c'è ancora. Perché dite essere fede? Onorarti, ma c'è ancora, andiamo a vedere. Con la grazia di Cristo. Con la grazia di Cristo, poi diremo con la grazia. Onorarti, cosa vuol dire? Consacrarti, tenerti in alto. È la consacrazione dell'altro mediante un sacrificio di sé. E Gesù questo è il corpo eucaristico. Cosa viene iscritto nella carne di questa coppia? Questa logica, è il passaggio radicale, dalla logica del possesso alla logica del dono. Una Pasqua, è un passaggio radicale che nessuno di noi può fare da sé. Io mi posso impegnare con la mia forza di volontà, però questo è Gesù Cristo. Tu vuoi essere Gesù Cristo? No, neanche io. È Lui, e te lo porta dentro, te lo scrive, questo è il sacramento. Tanto che vedete la nuova traduzione della Bibbia, del Nuovo Testamento, traduce Filippesi 2,5, una volta c'era scritto: abbiate in voi i medesimi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Allora voglio dire, uno è bravo, Gesù raccontami quei sentimenti, adesso mi impegno ad averli. Invece adesso si traduce così: abbiate in voi i medesimi sentimenti di Cristo Gesù. I sentimenti di Cristo Gesù sono di Cristo Gesù. Allora, Cristo Gesù adesso ve li iscrive nella carne. Dovete imitare, non sono robe del passato che noi dobbiamo imitare, ma è roba presente che lui fa adesso con noi. Questo è il sacramento. Ecco, allora, oppure per voi e per tutti, questo è il mio corpo, dato per voi, e questa è una dinamica straordinaria, la fecondità del matrimonio. Io do tutto a voi, dice Gesù nel sacramento. Ma tutto quello che do a voi è destinato a... Non interrompete il principio di destinazione della mia dedizione. Per voi dedizione di Dio per me. Ma per tutti vuol dire il principio di dedizione è legato strettamente al principio di destinazione ad altri, la fecondità. Quindi la relazione fedele è la relazione feconda. È iscritto nell'Eucaristia. Cosa cercate per il matrimonio? Questo. L'Eucaristia dona ciò che il matrimonio cerca. E ciò di cui il matrimonio vive. Oppure nell'Eucaristia sia tutto senza essere padroni di niente, nel matrimonio sia tutto dell'altro senza essere padroni dell'altro. Però tutto è scambiato, ma nessuno è padrone, perché nell'altro c'è un'inviolabilità che va custodita. Ed è bello questo che ogni domenica noi ci fermiamo e prendiamo di nuovo riforma, ci lasciamo formare di nuovo dal sacramento dell'Eucaristia. Quindi il contesto eucaristico. Però il rito, soprattutto questo rinnovato, adattato, che voi già celebrate nelle vostre